Ultimi preparativi per la 42esima mostra mercato del Tartufo di Apecchio, una manifestazione storica in programma dal 4 al 6 ottobre, la prima in ordine cronologico nella stagione delle mostre e delle sagre in Italia e proprio per questo motivo quindi permette di capire come sarà l'andamento della stagione di cerca del prezioso tartufo bianco. La mostra mercato di Apecchio è anche il palcoscenico privilegiato dell'alogastronomia, l'arte che prevede abbinamenti mirati che esaltano i piatti del territorio. In questo caso l'abbinamento è tra birra e tartufo. Sicuramente l'abbinamento tra tartufo e birra, che sempre di più viene appunto risaltato dalle osterie, noi le chiamiamo le cantine perché la festa era nata principalmente legata al vino e poi negli anni si è evoluta andando ad esaltare questo prodotto tipico del nostro territorio che è la birra, con ben due birrifici che esaltano non solo la birra ma anche l'acqua. Che sia Apecchio mi fa particolarmente felice, sia per gli amici che fanno raccolta di tartufo che per quelli che fanno enogastronomia. Sto pensando a Cardellini, perché effettivamente si sente il rapporto e l'amore che hanno per un territorio, che riescono a trasmetterlo anche ai prodotti enogastronomici che ad Apecchio sono veramente delle eccellenze. Da venerdì 4 ottobre tutti gli angoli del paese diventano luoghi di incontro e di esperienze. Si comincia con l'attesa apertura delle osterie, luoghi di ristoro e degustazione che nascono nelle monumentali cantine del centro storico, riportando alla luce spazi non visitabili in altri momenti dell'anno. Ci sono ovviamente gli appuntamenti tipici come l'ospite la domenica pomeriggio, quest'anno avremo i Mattia Bazar e poi tanti altri momenti di intrattenimento sia per i bambini, perché la festa oltre che una festa divertente è anche una festa per le famiglie, ma anche tanti altri momenti di intrattenimento musicali organizzati sia dal comune, dalla Proloco come organizzatori, sia dalle osterie stesse. Una mostra mercato importante che si svolge ai piedi dell'Appennino, in un borgo, quello di Apecchio, recentemente riconosciuto anche con la bandiera arancione del Touring Club Italiano, un titolo che certifica non solo la bellezza ma anche l'eccellenza dei servizi turistici. Apecchio, nonostante i suoi 1800 abitanti, quindi una realtà molto molto piccola, ha deciso di investire in qualità, un po' come si fa con il buon vino, ma anche con la birra, che è un sinonimo importante con Apecchio, quindi decidere che quel paese ha una qualità certificata per noi è un grande orgoglio per la provincia di Pesaro Urbino. Per me, come coordinatore delle bandiere arancioni della regione Marche, avere un altro paese nel territorio è molto molto importante.